appena tornato da una gita fantastica sotto una fitta nevicata. Adesso vi porterò con me nel laboratorio di ricerca e sviluppo dell'azienda per scoprire assieme la nuova linea Rider di ATK. Ciao a tutti, io sono Davide di ATK. Abbiamo vari sistemi applicati che rendono veramente ottimale la funzionalità di questo prodotto. Uno degli aspetti fondamentali è sicuramente l'ampiezza della foratura del puntale. La foratura allargata è quella caratteristica del prodotto che garantisce una perfetta connessione tra attacco e sci. Ha l'obiettivo di irrigidire e rendere più precisa la trasmissione degli impulsi durante la sciata. La leva frontale fornisce un riferimento visivo per lo scarpone in fase di ingresso, quindi uno step-in veramente veloce, rapido. Oltre a essere estremamente ergonomica, presenta un centraggio per lo sgancio con il bastoncino e una forma molto molto confortevole per l'attivazione in maniera manuale. Grazie alle caratteristiche di design molto compatte e molto chiuso del puntale, siamo riusciti ad escludere con lo Snowpack Proof System l'ingresso di detriti, neve e ghiaccio al di sotto del sistema di bloccaggio del puntale, rendendolo quindi più sicuro. Un altro sistema molto interessante è quello della Peer Hardness Variator, che gestisce la durezza di bloccaggio per la fase di salita tra la posizione soft, mid e hard, aumentando o riducendo la pressione di chiusura del puntale sullo scarpone. Ogni componente di questo puntale è stato ricavato da un blocco di alluminio, in particolare Ergal. Per quanto riguarda la talloniera, l'aspetto di evoluzione maggiore è stato dato dallo spostamento dello ski break dalla parte anteriore alla parte posteriore dell'attacco. Quindi abbiamo uno ski break integrato nella base della talloniera e può essere gestito tramite questo pulsante sia per la disattivazione che per l'attivazione. Il Cam Release System è il sistema che ha reso celebri le nostre talloniere negli ultimi anni in termini di precisione e di stabilità della sciata. Il Cam Release System non è altro che un sistema di gestione delle spine di aggancio e di sgancio della talloniera. Il Magneto Hill Flap è un sistema di gestione magnetica che offre 5 diverse altezze di camminata, le prime due senza ruotare la talloniera e le altre tre ruotando la talloniera di 180 gradi, posizione flat, terzo alzatacco e quarto alzatacco. Tutte le posizioni sono selezionabili con l'utilizzo del bastoncino. Un altro sistema molto interessante e indirizzato alla performance pura della discesa è l'Elastic Response System. All'interno della talloniera abbiamo 8 mm di corse elastiche che si vanno ad aggiungere 4 mm di distanza tra scarpone e attacco, per un totale di 12 mm di elasticità della talloniera. Il punto chiave della nuova linea Rider è sicuramente rappresentato dallo spacer. Il Freeride Spacer è stato evoluto per essere compatibile con lo ski break posteriore. Lo spacer va a eliminare completamente qualsiasi distanza tra suola, scarpone e top sheet dello sci per escludere le torsioni in fase di sciata. È regolabile in altezza per essere compatibile con tutte le suole disponibili sul mercato e offre una corsa elastica laterale in entrambi i sensi di 12 mm per garantire il corretto sgancio dell'attacco. L'inserimento dei pin del puntale è fondamentale per la tenuta e per la performance e la sicurezza dell'attacco. Quando procedete alla discesa, dopo un tratto di salita, magari anche a piedi, in cui lo scarpone può essersi riempito di ghiaccio o di neve, è fondamentale che durante lo step-in verifichiate che i pin si siano correttamente inseriti nello scarpone. Per fare questo basta tirare la leva in posizione di bloccaggio, quindi di camminata. Se questo risulta possibile, vuol dire che i pin sono correttamente inseriti nello scarpone. Ricordatevi però, prima di procedere alla discesa, di riposizionare la leva frontale in modalità di sciata.